Ragazzi, buongiorno. Ciao, Roberto da Bergamo. Roberto da Bergamo, cosa mi hai portato, Roberto? MG ZS. Ragazzi, ormai dobbiamo diventare rivenditori MG, Roberto. Cioè, ne stiamo facendo talmente tante, ma che roba. Tu è fresca anche la tua, vero? 1000 chilometri. 1000 chilometri. 1500, giusto? 1500 aspirato. Roberto, qual è il problemino della macchina? Che non va una mazza. Non va una mazza. Quindi montiamoli sto benedetto pedasprint e facciamola camminare, esatto. Sta macchina che se lo merita. Esatto. Perché ne parlavamo prima, rapporto qualità-prezzo. No, buonissimo. Ragazzi, 20.000? 20.000 euro. 20.000 secchi. Luxury? Luxury. Ragazzi, 20.000 euro e ti porti a casa una macchina che è un SUV, perché è un piccolo SUV. Poi potete dire che non vi piace, cinese, giapponese, e arriva da Marte. Fa niente. No, qualità prezzo. Qualità prezzo dura 10 anni? Sì. Va bene. Ben venga che dura 10 anni. Ragazzi, che dire. Roberto, abbiamo fatto il montaggio in 5 minuti montato. Andiamo a farci questo test drive, così ti vediamo, esatto, come sprinta l'MG ZS, che ormai lo sappiamo tutti con tutti i video che hai visto. Sì, sì, infatti. Già ti immagini qualcosa? Sì, 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 sì. E andiamo. Dai, andiamo. Andiamo. Con te siamo alla seconda MG, ne manca ancora una per completare l'opera oggi. Inizio. Quindi prima è arrivata nera, adesso bianca, e quella che arriva dopo, chi lo sa? Allora, Roberto, torniamo pure indietro, una bella inversione U. Ragazzi, guarda quella di prima, è identica. Sì, 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 sono tutte così. Tutte così. Mi dice, ma perché fai tutti i video? Sai che i cinesi. Esatto. Sai quanta gente mi dice, ma Jerry, hai fatto 3000 video sull'MG ZS? È vero, non posso dire di no. Sono tutti uguali, è vero, sono tutti uguali. Però chi guida, che lui, sono tutti diversi. Dovresti farti dare qualcosa dall'MG. Dobbiamo fare domanda. L'MG Italia, vedi di darmi. Caccia al grano. Cioè, sto facendo una pubblicità dalla Madonna. Quello è vero, A parte gli scherzi. Tu metti tutti i video dell'MG, no. Tu fai pubblicità al prodotto che è il pedasprint, ma fai anche pubblicità alla macchina, eh? Io non sono un commerciante, però fossi in te lo farei. Io l'avrei fatto. Tu l'avrei? Sì, sì. Cazzo, non lo faccio. Vado. Che cazzo. Proviamoci, dai, male che vada non mi cagano. Esatto. Lo spot si vende già la macchina. Esatto, esatto. Allora, Roberto, vai più piano. Sei in quinta? Sì. Ok. Accelera un pelo. Accelera. È toccato. Sì. E sei in quinta, sì, e siamo in quinta. Sì, 70. 1800 giri. Sì, sì, sì. No, si è sentito. Adesso lo facciamo partire da fermo qua. Anche qua la Corte Lombarda mi devono dare qualcosa. Sì, anche loro, anche loro. Adesso la signora dietro non lo sa. Io faccio tutti i video di qua fatto, sì. E faccio sempre la pubblicità a questo centro commerciale, perché guarda quanto è grande la scritta là. Vabbè, si fa. Cacchio. Roberto, eh? Dai, dal sorriso si capisce più, tutto. Non sembra più nemmeno la stessa macchina. Adesso va, eh? Adesso devi aver paura. Perfetto. Ragazzi, siamo in sport. Perché ce n'è un'altra dopo. Sì, c'è Race, fischia, E tu la stai facendo di terza, sta rotonda, sì, eh? Sì. No, è proprio veramente, cavolo, un'altra risposta. Sì? Sì. Si sente anche da dietro. Si sente anche da dietro, ecco. E cosa abbiamo fatto? Aumentato i cavalli? No. Abbiamo sbloccato la valvola farfalla. E le facciamo aprire prima e più velocemente. Sì. Tutto qua. Adesso guardo, Roberto. Tanto siamo in mezzo al traffico, ragazzi, siamo in mezzo al traffico del sabato pomeriggio, eh. No, quindi, no, ma si sente. Adesso, Roberto, rimani così accelerato, te l'ho spento, hai visto? Tum, ha fatto. È come se qualcuno gli ha messo qualcosa. Sì, l'ha soffocata, gli ha messo qualcosa nell'aspirazione. L'ha soffocata. Adesso rimani così, eh. Race. Cavolo, hai visto? Sì. Poi, Roberto, tu puoi fare così. Guarda, ragazzi, lo spegnete. Lo mettete qua
lui rimarrà sempre in race, accendi e spegni la macchina, rimane sempre settata nell'ultima impostazione, quindi anche se ti dimentichi il telefono a casa, Roberto, lui rimane sempre in race. È diventato anche più sensibile anche sì, il pedale. No, no, una buona ragazzi, risposta. Ragazzi, guardate i chilometri di sta macchina, 1069. Sì, ritirata il 25 gennaio. Che dire, cioè? Però io dovessi tornare indietro farei la stessa scelta. Ma perché cioè, no? Perché con 20.000 euro non trovi niente sul mercato così. Ma di nuovo no? Di nuovo no. Ma va. Dopo io l'unico usato che abbiamo preso un po' di anni fa, più di 10 anni fa o 15, era una 156. Sì. Recentissima anche lei, dopo 6 mesi l'ho restituita perché sentivo un rumore e andavo, quando andavo in giro non mi sentivo a posto, non riuscivo. Certo. A... Allora dico la macchina nuova. Spendo qualcosa in meno, però. Esatto. La macchina nuova. Come la senti, Roberto? No, no, sente moltissimo. Gira qua a sinistra, gira qua a sinistra. Oh, scusami. Ti faccio ancora due dossi del paese, così vedi. No, ma solo a fare il giro così che tocchi l'acceleratore la macchina risponde bene. Adesso facciamo questo super dosso di seconda quasi a fermo, quello proprio di seconda pianissimo. Ragazzi, siamo in seconda, dosso. Cioè, ha un'altra risposta. Torniamo pure indietro. Era giusto per farti vedere. Ma si vedeva anche dai video, anche. Ma però sai, Roberto, sì, certo, si percepisce, però tu, essendo a casa, dici: certo. Sì, ma io voglio sapere la sensazione da seduto, sotto il culo, cosa sento, certo, ecco. Certo. No, ma quando ho cominciato a vederne uno, due, tre, quello là che viene su da Viareggio. Cioè, quell'altro da Pistoia, quell'altro da Roma. Ma com'è possibile? E anche quello di prima ha detto così, Però tu quello di prima non lo conosci. Ha detto le tue stesse identiche parole. Dopo il secondo e terzo video, a tua casa non è una bufala, cioè c'è qualcosa di vero sotto. Allora fammi indagare, fammi chiamare Jerry, vediamo se realmente venite a provarlo. Sì, io ragazzi, ho parlato con lei, ho detto ascolta, io lo chiamo perché per me è una cosa esatto. Buona. Sì, sì, e cosa dici? Lo consigli agli altri? Sì, sì, lo consiglio. Super consigliato. Bene, ragazzi, siamo rientrati. Adesso vi facciamo vedere il pedal block. E pure di qua, così sei già pronto a uscire. Roberto, allora tu ti vai al centro commerciale, anche te vai a fare la spesa, certo. Metti in folle, frena a mano, telefono, adesso lo risblocchi, che l'avevamo spento prima, esatto. Allora l'applicazione. Vediamo dove tra... Eccola lì, ok. PS. Perfetto, visto che è rimasto in race, antifurto. Ragazzi, sta schiacciando. E la macchina. Sì, funziona. Roberto ovviamente poi scenderà a spegnere. Ecco, l'ha sbloccato. Sì. Roberto, rimettilo. Che figata. No, è figata questo, cavolo. Ragazzi, nelle 250 euro, che è il prezzo del pedal sprint montato da Jerry, c'è dentro anche l'antifurto, che è ovviamente una cosa in più. Certo. In più lo puoi collegare anche all'orologio. L'orologio lo puoi collegare allo smartwatch. Okay. Puoi fare lo scatto da 0 a 100. Cioè, sono. Sì, vabbè. Sono perdere. Lo 0 a 100. Però lui c'ha una motoretta sotto. Sì, io 0 a 100 lo faccio un colato. La fai con la motoretta. Da sola. Esatto. Ci mette anche poco, Che miseria. Roberto, che dire? Bene. Sono proprio contento. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille anche a lei. E grazie per avermi scelto. Qualsiasi cosa, Roberto, il numero ce l'hai. Sì. Puoi chiamare. Se qualche tuo amico. Anzi, te l'hanno mandato come cavia a te. Te l'hanno mandato. Sì, poi vai a provare te, Roberto. E poi vediamo se funziona. Sono ti dando la fregatura. Sì. Ragazzi, a posto. Iscrivetevi al canale. Jerry Pedal Sprint. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Sono dappertutto. Rimanete sintonizzati per le nuove novità che arriveranno a breve e niente, Roberto. Ciao, buon rientro a Bergamo. Ciao, alta. Grazie. Non alta. Bergamo basso. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.